È nelle sale italiane Incarto, Cuori d'inchiostro, un film fantasy in cui il protagonista riesce a evocare dei personaggi dalle pagine dei libri. Ce ne parla Daniela Bisogni. La voce li ha fatti uscire dal libro. Le parole pronunciate sono importanti e lasciano sempre un segno. Il film Incarto, Cuori d'inchiostro di Ian Softley porta alle estreme conseguenze questo potere, con la possibilità che possano diventare effettivamente pericolose. Questo succede quando Mo, un Brendan Fraser reduce dalla mummia, qui in versione papà Peter Pan, con la sola lettura riesce a liberare personaggi di finzione nella vita reale, al punto che molti di loro si convincono di vivere in un sogno, mentre la vita assume dei contorni onirici dove i cattivi non sembrano poi così terribili perché aspettano solo che le parole materializzino l'oggetto delle loro avidità. È il classico film nel film, anzi nel libro, ispirato dall'omonimo bestseller di Cornelia Funke del 2003, primo titolo di una fortunata trilogia dedicata ai giovani. Nell'ottimo cast anche Ellen Mirren nei panni di una zia un po' bisbetica, Jim Broadbent come autore del libro che perde momentaneamente la vena e il bello Paul Bettany, un carattere ambiguo e vigliacco dal volto sfigurato. Il film è girato in gran parte nella Riviera Ligure, fotografata non come una cartolina patinata, piuttosto come un paesaggio dove i personaggi possono realizzare facilmente i propri sogni.